daltonici, presbiti, mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro oculista, ora vuole soltanto clienti speciali che non sanno che farne di occhi normali. Non più ottico, ma spacciatore di lenti, per improvvisare occhi contenti, perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare. Seguite con me questi occhi sognare, fuggire dall'orbita e non voler ritornare. Buonasera, buonasera a tutti gli ultimi. Good evening. Infatti fino a quest'ora del sabato, vi ringrazio per essere qui. Visto la conclusione del mio annuncio precedente, dell'intervento precedente, vorrei dire che magari adesso c'è qualcuno che vi può dire sia il come che il cosa, ed è qualcuno che lo sta facendo sul mercato da oltre 10 anni, con gli ottici tutti i giorni, quindi spero che ci divertiremo un po' insieme. Abbiamo introdotto questo intervento con un video, perché di video oggi si parla, ed è un video fatto di immagini di attività che abbiamo realizzato presso centri ottici in tutta Italia, e che utilizzano non soltanto la parola, l'idea e l'immagine, ma anche la fotografia e il video per raccontare, per coinvolgere le persone del mercato con le insegne, con i brand, per agganciarsi a quello che è il mondo dei negozi, dei centri ottici oggi in Italia. Io mi chiamo Alessandra Salimbene, per chi di voi non mi conoscesse sono una consulente di marketing, opero nel campo dell'ottica da sempre, da quando ho iniziato a lavorare. Questo è circa il mio 20° Mido, perché ho iniziato a venire con mio padre quando ero molto piccola, e quindi sono cresciuta a contatto con il settore retail, e poi quando ho aperto la mia prima web agency ho iniziato proprio a trasferire tutte le competenze di comunicazione nell'ambito digitale a questo settore che ho sempre seguito e di cui sono sempre stata innamorata. Credo che oggi ci sia un momento di mercato estremamente complicato, un momento che richiede una forte riflessione da parte di tutti voi e da parte di tutti gli attori di questo mercato, non soltanto per come sono cambiate le modalità di comunicazione, per tutte le cose che si dicono, che sappiamo, non soltanto perché oggi bisogna acquisire la capacità e la competenza e la voglia e le risorse per utilizzare degli strumenti di comunicazione differenti per essere presenti sul mercato, ma anche perché siamo in un momento di grande cambiamento. Oggi durante questa giornata ho avuto il piacere di fare diverse interviste, video sempre, a diversi attori di questa fiera, alcune le ho già pubblicate, altre verranno pubblicate questa sera e poi domani. E qualcuno mi diceva il 16 di gennaio di quest'anno sarà per tutti noi una data da ricordare, in cui tutti ci ricordavamo dove eravamo, e io dissi come le Torri Gemelle: il 16 di gennaio è stato il giorno in cui è stato annunciato la fusione tra Luxottica e Essilor, e per me questo è un momento di svolta del mercato proprio per questa ragione. Tutto sta cambiando. Questo è soltanto un segno, io direi che è una conseguenza del cambiamento, non è soltanto una causa del cambiamento che vedremo, ed è un segno di un cambiamento che modificherà fortemente la percezione da parte dei clienti di quello che è l'attività di acquisto dell'occhiale, la percezione dell'occhiale stesso, il paradigma, io dico, di comunicazione. Quindi io sono qui oggi per parlarvi di uno strumento, fondamentalmente, mentre normalmente parlo di strategie, però volevo portarvi un argomento nuovo, una cosa di cui non avevo parlato mai qua a Mido, però fate sempre conto che questo strumento deve essere qualcosa che si inserisce nella volontà e nella voglia di costruire un rapporto totalmente nuovo con il mercato. Oggi l'unica strada
che c'è per l'ottico indipendente, chiaramente di questo sto parlando, è quella di riuscire a costruire un mix di marketing e un posizionamento estremamente definito che lo metta in relazione continua con il proprio mercato. La relazione che voi saprete costruire con il vostro mercato, si parla di una relazione più possibile personale, è l'unica cosa che nessun tipo di cambiamento, nessun tipo di evoluzione del mercato potrà mai rubarvi. Mentre tutte le altre strategie che ci mancherebbe, ci vogliono, dobbiamo assolutamente portarle avanti, sono qualcosa che però può essere toccato dagli scossoni del mercato stesso. Quindi benvengano tutti i bellissimi occhiali che ci sono in questo Mido, ho visto delle cose meravigliose, benvengano le tecnologie, le lenti, benvenga la comunicazione, benvenga tutto, ma tutto questo deve essere pensato e finalizzato soltanto a costruire un mix che vi consenta di essere unici nella mente dei vostri consumatori. Quello che vi racconto io oggi, brevemente, vi lascio andare poi visto che siamo agli sgoccioli di questo primo giorno di fiera, è uno strumento che io ho iniziato a utilizzare prima per me, poi per i miei clienti, uno strumento che ci consente di essere più presenti concretamente nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione online verso i nostri clienti. Oggi, l'abbiamo sentito anche nella conferenza precedente, è assolutamente necessario utilizzare questi nuovi media, vi farò vedere alcune statistiche, è assolutamente necessario essere presenti, è assolutamente necessario farlo in maniera professionale, però abbiamo già parlato tanto, ne abbiamo parlato gli anni scorsi della strategia, del sistema di marketing, dell'integrazione fra i vari sistemi. Oggi vorrei dirvi come potete fare ad essere fisicamente vicini ai vostri clienti proprio grazie a quest'uso di strumenti. Non so se avete notato nel mio video iniziale, ho inserito 5 parole chiave che secondo me potreste tenere a mente in generale per qualsiasi tipo di strategia di comunicazione, ma sono le parole chiave che fanno sì che la vostra strategia, per l'appunto il vostro marketing, il vostro posizionamento sia qualcosa che arrivi veramente al cuore del vostro cliente e del vostro mercato. Voglio rivederle con voi rapidamente. Presenza. Presenza è una parola fondamentale, per questo è stata messa per prima. Noi oggi dobbiamo essere presenti nella vita dei nostri clienti. Non dobbiamo più sperare che comprato un occhiale tornino, chissà quando, semplicemente perché siamo stati bravi, semplicemente perché gli abbiamo fatto un occhiale con cui vedevano bene o perché siamo stati gentili. Mettiamoci l'animo in pace, per il cliente è normale che con un occhiale veda meglio ed è abbastanza normale che l'interazione sia un'interazione garbata, ma il tempo della vita è diventato talmente rapido, talmente veloce e noi siamo sottoposti a una tale quantità di input quotidiani, direi nell'arco di ogni ora noi siamo sottoposti a centinaia di input sotto tutte le direzioni, che se non riusciamo a essere presenti nella vita dei nostri clienti, del nostro mercato in modo quotidiano, facilmente verremo dimenticati. Fortunatamente gli strumenti informatici, la telecomunicazione, internet in generale, ci dà sia questa accelerazione della percezione del tempo, ma ci dà anche il modo per attivare questa presenza ed essere più vicini ai nostri clienti, però bisogna pensare a come usarlo e usarlo nella maniera corretta. Seconda parola chiave, riconoscibilità. Non serve soltanto esserci, ma bisogna esserci in maniera coerente con dei tratti distintivi che ci rendano riconoscibili. Per chi di voi, io un paio di anni fa, forse tre, feci qua un workshop che si intitolava Tu sei il brand, in cui suggerivo di utilizzare strategie di personal branding anche per il marketing del centro ottico. Che cosa significa? Significa metterci la faccia e significa di fare in modo di essere noi stessi per primi i, tra virgolette, testimonial della nostra impresa e fare in modo che le persone che ci conoscono ci ritrovino online e ci possano riconoscere, quindi sapere chi siamo. Essere online in maniera efficace significa utilizzare dei segnali non solo verbali, non solo di linguaggio, ma anche dei segnali visivi che facciano sì che al primo colpo subito le persone identifichino la nostra comunicazione in mezzo al flusso della comunicazione generale.
non basta postare belle cose, non basta esserci o fare movimento, per dire, ma bisogna anche cercare di trovare delle chiavi, e quelle visive sono quelle più facili da trasmettere, delle chiavi che ci consentano di essere riconoscibili. Un marchio di fabbrica, quindi l'utilizzo del volto, l'utilizzo della persona e anche, come vedremo, l'utilizzo del video e della fotografia. Questo ci consente di essere riconosciuti. Voi pensate al vostro gesto quando prendete il cellulare e scorrete lo stream di Facebook. Io li vedo, sbircio le persone in metropolitana, in autobus, in treno, vedo il movimento. Il movimento qual è? Scorre veloce, 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 tac, vedo qualcosa che mi interessa e fermo lo scorrimento. Vi capita? Ok, cos'è che cattura la mia attenzione? L'immagine che mi riporta a qualcosa che mi è familiare, a qualcosa che io associo a un'utilità, può essere un'utilità pratica, un'informazione, può essere un'utilità emotiva se vedo un'immagine di una persona che mi è cara. Noi dobbiamo diventare entrambe, dobbiamo diventare persone utili e dobbiamo diventare persone care. Competenza. Non esiste autorevolezza senza competenza e non esiste autorevolezza online 10.000 volte di più senza competenza. Non serve soltanto dire cose, non serve soltanto fare belle cose, ma serve dimostrare di conoscere molto bene ciò di cui si parla. Noi dobbiamo essere assolutamente competenti in quello che trattiamo e in questa sensazione di competenza si abbina la specializzazione. Nessuno crede che si possano essere esperti di tutto. Quindi più risulterà competente il vostro approccio, più darete l'impressione di essere dei grandi esperti, più riuscirete a comunicare dei contenuti estremamente specifici e targettizzati. Mi dispiace perché questo significherà che dovrete fare delle scelte. Io ogni volta che vado da un cliente e quando studiamo la strategia gli dico dobbiamo identificare un target ben definito, dobbiamo capire esattamente con chi stiamo parlando, non puoi parlare con tutti. Vedo la lacrimuccia che scende, pensa sì, però se io parlo con questo poi quell'altro pensa che io non possa fare qualcosa per lui. In realtà l'effetto è esattamente il contrario. Noi dobbiamo focalizzarci su un target, dobbiamo fare qualcosa di eccezionale per il target su cui ci stiamo focalizzando. In questo modo, per quelle persone, anche se saranno magari un po' meno, saremo assolutamente il non plus ultra. Se invece cerchiamo di frazionare la nostra competenza a 360 gradi, rischiamo di sembrare, diciamo, di avere un'infarinatura un po' di tutto. O soprattutto non riusciremo a dare un messaggio che attira l'attenzione. Anche lì, ritorniamo al nostro streaming di Facebook mentre ci informiamo. C'è qualcuno che sta vendendo nei corridoi, secondo me. Ok. Non si fa. Quindi, ritornando al nostro streaming di Facebook mentre lo scorriamo in metropolitana, cos'è anche lì che ci attira di più? Qualcosa che entra nello specifico nostro. Non so se avete notato quelle pubblicità che girano su Facebook, delle magliette con qualcosa che riguarda il vostro anno di nascita o il vostro segno zodiacale, no? Non esiste mamma migliore, ma la mamma migliore è quella che è nata a giugno. Vabbè, ho fatto un esempio a caso. Comunque, il concetto qual è? Che se io vedo una frase che mi centra nel particolare, io mi fermo a guardarla. Quella stessa azienda di magliette, se avesse fatto una promozione con lo stesso prodotto, una frase simile ma generica, non avrebbe attirato la mia attenzione. Ok? Internet ci dà anche, tra l'altro, la possibilità di distinguere le nostre competenze e targettizzarle su segmenti molto specifici, quindi possiamo anche costruire cose diverse. Però, parlando di competenza, quello che io vi consiglio assolutamente è di trovare una vostra area di specializzazione e diventare i maghi di quella, e il resto verrà poi.
di conseguenza. Personalità. Dovete essere qualcuno. Qualcuno che ha delle caratteristiche speciali. Dovete essere qualcuno che si riconosce, anche in questo caso. Il cosiddetto carisma, anche su questo abbiamo fatto un workshop l'anno scorso, si chiama Retail Carisma, in cui dicevamo proprio cerchiamo di trovare una personalità che sia la personalità del vostro centro ottico, della vostra azienda, dei vostri negozi. Più riuscite a personalizzare la vostra presenza, ad avere un carisma che è solo vostro, anche in questo caso più il vostro posizionamento sarà unico. Vicinanza. La vicinanza fa parte della presenza. Il fatto di sentirsi vicini alle persone con cui state dialogando. Dargli la possibilità di comprendere che voi vivete la loro vita, che vivete le loro problematiche, che sentano la vostra presenza come qualcosa di assolutamente quotidiano, che voi siete delle persone che comprendono le loro esigenze, i loro bisogni e potete dare delle risposte che servono per risolvere o andare incontro a quel tipo di esigenze e bisogni. Quindi la vicinanza, dovete essere amici dei vostri clienti. Ormai questa è la strada. Il 94% delle persone scelgono online o comprano in negozio. Questo è da un lato consolante, perché se anche se scelgono online non vanno tutti a comprare su internet. Dall'altro però ci deve far pensare. Un tempo fa parlammo dello zero moment of truth, non so se qualcuno ha visto uno dei miei interventi su questo argomento. Comunque il concetto qual era? Che c'è un momento zero della verità in cui le persone decidono di acquistare, scelgono che cosa acquistare. Ecco, mentre prima questo momento si compiva in negozio fondamentalmente, oggi questo momento si compie online. Noi tendiamo a ricercare le informazioni online prima di tutto dove? Voi cos'è che fate la prima cosa quando dovete comprare qualcosa? Amazon? Si può dire, non è peccato, lo facciamo tutti. Poi nessuno cerca le recensioni, i commenti dei suoi amici, chiede consiglio alla persona che considera esperta. Avete un'amica fissata con le scarpe, dovete comprarvi un paio di scarpe, chiedete a lei. A me, quando i miei amici devono comprarsi gli occhiali, chiedono a me. Evidentemente perché siete delle persone di fiducia, considerate esperte in un determinato settore. Quindi la prima cosa che si fa è andare a cercare nella propria rete. Ma se io vado a cercare nella mia rete e nella mia rete ho il mio ottico di fiducia, è molto probabile che la mia scelta cadrà lì, se devo scegliere. Ed è molto probabile che questo avverrà se il mio ottico ha una comunicazione online che mi consente di comprendere la sua offerta, che mi consente di capire che rivolgendomi a lui potrò trovare una risposta alle mie esigenze e ai miei bisogni. Siete d'accordo su questo? Quindi anche in questo caso io vi ho messo questo dato specifico perché è veramente chiave, cioè il capire che essere online bene oggi significa far parte del processo decisionale, cioè vuol dire esserci nel momento in cui il cliente decide che cosa vuole comprare, prima ancora dell'e-commerce, prima ancora di tutto il resto. Poi ci facciamo tutti gli altri problemi, ma se noi non siamo lì in quella fase, lasciamo che il cliente scelga chissà come, chissà dove, e poi sarà soltanto forse un caso che verrà da noi oppure andrà da qualcun altro o che compri online, perché ha risposte. Valutavo recentemente, questa settimana, giovedì, con un vostro collega che mi parlava di occhiali 24, non so se ne avete sentito parlare. Ed era stupito dalla risposta che questo tipo di portale ha. Per chi non lo sapesse, è un portale online di una catena di ottici, credo tedeschi, che affiliano gli ottici e ti danno la possibilità di acquisire questi ordini online, cioè queste prenotazioni online. Poi la gente va in negozio per fare un occhiale che ha un punto di prezzo di partenza estremamente basso, con prodotti a marchio, adesso non so bene lo specifico. Comunque diceva, un sacco di gente risponde, perché
Secondo me la risposta è che questo portale, che di fatto non ha niente di particolarmente eclatante, oltre ad essere probabilmente digitizzato abbastanza bene, dà delle risposte semplici, talmente semplici che sono fasulle, tant'è vero che poi quello che trovi in negozio non corrisponde a quello che poi puoi fare, però dà al cliente un qualcosa di chiaro. Allora, se io ho dei miei riferimenti e non li trovo online, quindi non trovo il mio ottico di fiducia, non trovo una persona che conosco, eccetera, se devo andare in un posto nuovo, vado da qualcuno che mi dà un'offerta apparentemente conveniente ed un'offerta estremamente chiara. Spendi 200 euro, c'hai l'occhiale progressivo. Tutto chiaro. Poi dopo andremo a vedere cosa succede dopo. Però per dire, il fatto di esserci in questa fase di progetto decisionale è fondamentale proprio per questa ragione, per andare anche a far comprendere dove ci sono differenze importanti su questioni di questo tipo. Non vi tedio con molte statistiche, le ho inserite, tanto la presentazione sarà poi disponibile, potete consultarle in maniera autonoma. Mi soffermo sul dato interessante. Vabbè, l'utilizzo dei social media penso che sia abbastanza noto ormai, che abbiamo la stragrande maggioranza della popolazione utilizza i social in maniera piuttosto intensiva, ma senza vedere le statistiche basta camminare per la strada e vedere quelli attaccati ai pali perché stanno aggiornando il profilo Facebook per accorgercene. Ok, Facebook. Allora, questo, la frequenza con cui si guardano video online, il 31%, questi sono i dati riferiti all'Italia, il 31% guarda video ogni giorno, il 26% ogni settimana e l'11% ogni mese e via discorrendo. Soltanto il 28% dice che non ha mai guardato video online. Questo evidentemente ci dà una misura piuttosto importante di come questo tipo di comunicazione sia rilevante per la comunicazione sui nuovi media. E l'altra cosa estremamente interessante è questo dato qua. Tra le attività mobili, cioè le attività in movimento, le attività su smartphone, che stanno diventando sempre di più rispetto a quelle su desktop, il 61% della popolazione dichiara di visionare video su piattaforme mobili, quindi che guarda video in movimento e guarda video, secondo me, anche in negozio, anche mentre sta passeggiando, anche mentre sta scegliendo che cosa acquistare, anche mentre sta valutando un prodotto, anche nella visione di un prodotto, mentre la foto ti consente di vedere come è fatto, il video, per esempio, ti dà la possibilità di vederlo vivo, di vedere come si muove, come la sua fisicità, per fare un esempio soltanto banale su un prodotto. Quindi, anche in questo caso, la gente guarda i video in mobilità. Che cosa significa? Significa che fa sempre parte di quel concetto di presenza, no? Di qualcosa che ti porti dietro e che ti interessa, a tal punto che io utilizzo questo mezzo per informarmi o per vedere cose che voglio approfondire o che mi divertono o che appunto mi interessano. Questi ve li ho messi per vostra informazione. Quindi questi sono alcuni dei motivi per cui oggi io suggerisco di utilizzare i video nella comunicazione online. Ripeto, è una parte di una strategia. Non è la strategia, quindi non vi sto dicendo che fate video, avete fatto tutto, non vorrei mai che qualcuno fraintendesse, però all'interno della propria strategia, laddove c'è una strategia di comunicazione e di posizionamento ben strutturata, l'inserimento di comunicazione video è fondamentale. Negli ultimi tempi, non so quanti di voi seguono, ci sono stati diversi personaggi, Montemagno, Robin Hood, altri, che hanno iniziato a diffondere questa pratica anche in Italia in maniera evidente. Io sto cercando da un po' di tempo di lavorare su questa tipologia di piattaforma specificatamente nel vostro settore. Abbiamo fatto Vai dall'Ottico, non so se lo conoscete, quindi anche da lì ho iniziato a fare video che voi poteste condividere per comunicare al cliente finale
dei, diciamo, dei servizi, delle peculiarità del canale ottico, utilizzo il video per trasmettere competenze a voi e oggi credo che sia il momento per iniziare a strutturarsi per far diventare il video qualcosa di veramente importante nella propria comunicazione anche quotidiana. Le tre funzioni di base su questo tipo di utilizzo sono queste, le ho sintetizzate così. La prima è: ma io ti conosco, cioè il fatto che avviene che voi nel momento in cui iniziate a postare cose in cui siete voi che parlate, siete voi in cui raccontate le cose, le persone iniziano a riconoscervi. E ritorniamo ai cinque punti, no? Iniziali. Cioè le persone, anche se non vi conoscono fisicamente, iniziano ad avere la concretezza del vostro rapporto. Rende vero, reale, un rapporto soltanto virtuale come può essere quello online. Quindi quello che succede, ve lo dico perché l'ho vissuto in prima persona, è che le persone abbiano di più la sensazione di conoscervi. E questo è sempre un valore aggiunto, perché se noi dobbiamo scegliere fra qualcuno che conosciamo e qualcuno che non conosciamo, scegliamo sempre chi conosciamo. Secondo, l'emozione. Col video si può, ecco, anche con le fotografie, comunque con l'immagine in generale, si trasmette emozione. Io ti posso raccontare la mia attività, la mia storia, ti posso raccontare quello che ti voglio proporre, non con un qualcosa di asettico, di rigido, ma raccontandotelo con la mia voce e quindi facendoti percepire l'emozione e quello che sta dietro quello che ti sto proponendo. Questo significa coinvolgere e toccare più profondamente le persone che ci stanno seguendo. E ricordate sempre che la chiave nella comunicazione, e maggior ragione nella comunicazione online, per essere ricordati è sempre quella di avere un aggancio emotivo. L'aggancio emotivo è quello che sedimenta il ricordo. Voi degli eventi della vostra vita vi ricordate quelli che vi hanno emozionato, nel bene o nel male. La stessa cosa vale a tutti i livelli. Se voi riuscite a toccare la leva dell'emozione nei confronti dei vostri clienti, sicuramente, o del vostro target, sicuramente riuscirete a essere più memorabili. E il terzo punto che gioca a favore del video è lo storytelling, ovvero la possibilità di raccontare la vostra storia, che non significa sono nato, significa dire perché, come siete arrivati a quello che state facendo, dire che cosa c'è dietro, perché voi siete così fissati con un prodotto che pensate che sia migliore, perché avete scelto quel colore piuttosto che un altro nel vostro logo, perché il vostro negozio è in quella città anche se voi magari vivevate da un'altra parte, che cosa sta dietro la vostra storia, perché la vostra storia è quello che vi rende diversi, è quello che vi ha fatto essere quello che siete. E io per esperienza posso dire che tutti hanno delle storie interessanti da raccontare. Storie che magari loro stessi non riescono a valorizzare. E invece facendoli parlare e facendosi dire sì, ma dimmi, fammi sapere, voglio sapere come sei arrivato qui, vengono fuori sempre delle cose belle, perché tutti abbiamo vite con qualcosa di interessante. Ecco, tiratele fuori queste storie e poi le storie dei vostri prodotti. Ogni prodotto, se scelto con un certo criterio, può avere una storia da raccontare, può essere una storia che riguarda il prodotto, il design, lo stilista che c'è dietro, la tecnologia che racchiude. Storie. Le storie non sono altro che uno strumento di emozione che fanno sì, anche in questo caso, di coinvolgere, di essere memorabili nei confronti del vostro target e del vostro mercato. Quindi, oggi, se volete produrre contenuti online, e direi che, dati questi dati, dovreste produrre contenuti online, questo strumento è in assoluto il miglior strumento che avete a vostra disposizione. Chiaramente sempre con la postilla all'interno di una strategia di marketing e di posizionamento coerente e con un certo livello di professionalità dietro. Per cui che voi decidiate di essere su Facebook, su YouTube, su Instagram o su Twitter, peraltro
Proprio in questi giorni ci sono stati tanti cambiamenti all'interno delle varie piattaforme. Avete visto il fatto che la funzione storie sia stata integrata in tutti i vari social, no? Avete visto questa cosa? Per cui sia su Facebook che su Instagram c'era già, anche su WhatsApp. A me non è ancora arrivato l'aggiornamento, vedo come funziona, però proprio una funzione che ci dà la possibilità di condividere il momento della nostra vita per 24 ore, quindi qualcosa di assolutamente istantaneo attraverso dei video o delle foto, comunque qualcosa che dia la nostra istantaneità. Per cui vedete che è tutto coerente nella direzione di quello che stiamo dicendo, no? Essere presenti, essere vicini, condividere la vita, essere riconoscibili, essere dentro la vita delle persone. Per cui questo funziona qualsiasi sia il vostro strumento. Appunto, i contenuti che dobbiamo iniziare a produrre sono proprio video. Allora, vediamo un attimo le piattaforme. YouTube è stato il primo grande portale di video. È stato il predecessore di tutti e tuttora è considerato uno dei canali principali dove trasmettere questo tipo di informazioni. YouTube è stato quello attraverso cui le varie Clio hanno fatto il loro successo e l'ambito degli YouTuber, questi giovinotti che anche in età molto piccola, ahimè, possono fare successo e diventare miliardari pubblicando cose impensabili. E quindi cos'è YouTube? È proprio una piattaforma per mostrare questi video. Come potete utilizzare YouTube? Attraverso un vostro canale che potete diffondere verso i vostri clienti e i vostri contatti. Quali possono essere i suggerimenti per utilizzare al meglio YouTube? Perché è più difficile rispetto ad altri canali come Facebook raggiungere un'audience elevata. In questo caso la specializzazione. Cioè, se volete utilizzare la strategia YouTube che vi consente di avere video che si vedono meglio dal punto di vista tecnico, che sono a più alta risoluzione, che hanno tutta una serie di funzioni più efficaci, video che solitamente vengono visti con più attenzione, perché chi si collega e vi segue su YouTube solitamente è qualcuno che il video lo vuole vedere fino alla fine, allora in questo caso vi consiglio di creare dei canali estremamente specifici. Siete esperti di visual training? Fate un canale che parla solo di visual training. Siete esperti di lenti progressive? Fate un canale che parla solo di questo. E allora potete avere la possibilità di fare un audience, di crearvi una piccola community. L'altro utilizzo che si può fare di YouTube è quello proprio di deposito, un po' il modo in cui lo utilizzo io, cioè avere un canale all'interno del quale potete archiviare tutti i vostri video, fare in modo che siano consultabili anche da lì, e tramite YouTube avete la possibilità poi di includere questi video per esempio all'interno del vostro sito web. Per cui è una funzione, diciamo, tecnica che però ti consente di fare delle cose in maniera molto efficace. Interessa un po' meno a voi, però è comunque utile saperlo. Per esempio, i video su YouTube, se sono condivisi su LinkedIn, che è una piattaforma più professionale, vengono visti e si possono visualizzare e far girare direttamente all'interno della piattaforma LinkedIn. Per cui questo, se volete utilizzare anche quel canale, può essere utile. Per cui ricordatevi, YouTube adesso è da considerare una biblioteca di contenuti. Pensatela in questo senso, per cui se avete dei contenuti specifici ben catalogati che volete comunicare, oppure soltanto come strumento di marketing, cioè di tecnico per poter fare da video server fondamentalmente. Facebook va bene per tutto. Facebook al momento è ancora, soprattutto in Italia, la killer application dei social. Quindi sicuramente la modalità migliore per iniziare una strategia è quella di concentrarsi su questo canale e poi aggiungere gli altri canali quando su questo sarete già ben consolidati. I video pubblicati su Facebook hanno il vantaggio di essere visti già in movimento nello streaming, e questo attira molto l'attenzione. Lo svantaggio è che questo streaming viene visualizzato senza audio, per cui per esempio un consiglio che vi do è quello di sottotitolare i video che inserite sulla vostra pagina Facebook, appunto nello streaming normale delle news, perché spesso e volentieri vengono visti senza audio e soltanto se
senza audio catturano la nostra attenzione, allora le persone ci cliccano e lo andranno a vedere approfonditamente. Per cui inserire o dei sottotitoli o delle parole chiave che attirino l'attenzione sul contenuto fa sì che le persone si soffermino e tendano a guardare questa cosa. È molto poco pratico, purtroppo, perché era più semplice da fare, condividere i video su YouTube, su Facebook, perché sono fondamentalmente concorrenti. Quindi, essendo concorrenti, Facebook tende a penalizzare le condivisioni di YouTube. Infatti vengono visualizzate bruttissime, con dei quadratini piccoli di anteprima e dei link, e assolutamente non funziona l'autoplay. Per cui è un doppio lavoro, però è utile. Quindi se fate un video, caricatelo sia su Facebook che su YouTube. Cosa funziona su Facebook? Funziona l'abitudine a trovare contenuti validi. Cioè dovete iniziare e avere la costanza di aspettare che le persone capiscano che quello che fate è qualcosa che può essere utile e che quindi possono continuare a seguirvi. Quindi vedrete che l'interesse che verrà fuori per quello che voi pubblicate sarà sempre maggiore se avrete un po' di pazienza di costruire la vostra community nel tempo. Dopo vi faccio degli esempi di tipi di video che potete fare, però diciamo che in generale qui dovreste cercare appunto di mettervi con un po' di pazienza, iniziare a utilizzare questo mezzo e poi nel tempo la community si crea e la gente inizierà a seguirvi. Considerate che Facebook è estremamente personale, quindi è una funzione che è uno strumento che avrà molto vantaggio anche dalla condivisione, non solo come azienda, ma anche sui vostri profili personali, la condivisione con gli amici, tutto quello che riguarda la rete sociale e che può essere molto utile anche per i rapporti, le relazioni all'interno del territorio. Nella mia storia di attività che abbiamo fatto per gli ottici, per esempio, il video che ha avuto assolutamente più coinvolgimento è stato un video professionale che abbiamo fatto a Natale, con gli auguri di Natale di un mio cliente che è arrivato, non so, mi ricordo, a 400.000 visualizzazioni, un numero di like e di commenti enorme, dove c'era tutto il gruppo che cantava in playback una canzone di Natale e faceva gli auguri ai clienti. Sulla stessa scorta di questo tipo di prodotto, altri video, tipo video molto sintetici che parlano del negozio, cose diciamo simpatiche, anche un po' scherzose, che raccontano la vita quotidiana, oppure proprio dei servizi veri e propri che raccontino la storia, che raccontino quello che sta dietro all'azienda. Insomma, tutto quello che vi consente di coinvolgere le persone e in particolar modo anche di coinvolgere il territorio. Visto che c'è questo senso di vicinanza, che c'è questo senso di essere presenti nella vita delle persone, il fatto di riuscire a inventarvi delle iniziative che coinvolgano anche il vostro territorio nelle vostre attività video vi darà un'enorme visibilità. Quindi a volte conviene fare delle cose magari non direttamente legate al fatto promozionale o alla vendita o al dato commerciale, ma cercare di realizzare dei progetti che possano essere percepiti come utili e quindi più facilmente condivisi all'interno delle persone, del tessuto sociale in cui siete inseriti. Questo vi darà un ritorno poi indiretto e nel tempo maggiore che non fare delle attività promozionali che dovrete per forza di cose soltanto sostenere da soli. Twitter in Italia è un po' meno utilizzato, può essere interessante come rilancio. Spendo solo due parole, piccoli video, piccoli interventi. Anche in questo caso Twitter forse è il social che soffre di più della quantità di informazioni, perché comunque le persone non stanno costantemente su Twitter, per cui ogni volta che si collegano trovano migliaia di aggiornamenti. Avere un video che attira l'attenzione sul tuo aggiornamento aumenta l'engagement dell'ordine del 400-500%. Quindi il fatto, se volete utilizzare Twitter nella vostra strategia di marketing, tenete conto che l'utilizzo del video vi può
aiutare moltissimo. Ok, abbiamo poco tempo, chiaramente oggi non possiamo parlare di tutto. Volevo farvi una panoramica delle tipologie di video che si possono fare per questo tipo di attività. Qui le ho sintetizzate, poi voi potete inventare qualunque cosa, però è soltanto per darvi degli spunti. Recensioni di prodotti, potete recensire i vostri prodotti oppure potete farli recensire ai vostri clienti, è sempre una cosa simpatica da fare. Prodotti o servizi, quindi coinvolgere le persone nel raccontare agli altri come funzionano e come sono i vostri prodotti. Come lo facciamo? Che è un po' lo spiegare dietro le quinte, no, del vostro lavoro, far vedere la tecnica con cui montate un occhiale, far vedere come si applica una lente a contatto, far vedere come realizzate quello che realizzate, cioè far vedere le cose che normalmente non si vedono. Poi le persone sono sempre molto curiose di vedere dietro le quinte, quindi se voi riuscite a mostrarlo è sempre molto interessante. Slide fotografici, anche questi possono funzionare, sono sempre video. Se non avete la possibilità di girare dei video veri e propri, magari fare delle gallerie di foto. Facebook vi consente di farlo con uno strumento automatico, che raccontino per esempio la giornata o che raccontino un evento, una collezione, una cosa particolare che può essere fatta. La presentazione dello staff, anche questo una cosa trascurata che invece è molto importante. Le persone che lavorano all'interno del centro ottico, che siano titolari o che siano collaboratori, sono le persone che tutti i giorni i vostri clienti incontrano e con cui parlano. Per cui in questo concetto, in questo tema di relazione personale che si ha sempre con chi sta in negozio, far parlare, dar voce anche della propria comunicazione online le singole persone è importantissimo. Anche qui diamo l'impressione di conoscerci, che ci conoscano. Per cui io saprò come si chiama di nome, saprò che cosa ha studiato a scuola, saprò il suo colore preferito, saprò delle cose curiose, continuo perché sennò facciamo tardi, delle cose curiose di quella singola persona e mi sembrerà che sia più vicina. E secondo me la volta dopo che tornerò in negozio sarò anche più rilassato, per cui anche il rapporto poi diventa più semplice, no? Sempre lo stesso discorso, farci conoscere, far sapere chi c'è dietro. Oltre a questo, chiaramente, assolutamente non secondario, far capire la competenza delle persone che stanno in negozio, di tutte le persone che stanno in negozio. Quindi far capire che non soltanto magari i titolari o non soltanto l'ottico-optometrista sono persone preparate, qualificate, che sanno dare un'assistenza di livello buono. E se così non è, fate in modo che sia così invece all'interno dei vostri centri ottici. Interviste nel settore, per cui anche intervenire, far parlare qualcuno di esterno al vostro negozio, vi qualifica come punti di riferimento, avere una persona importante che parla, importante per la vostra area, che parla di qualcosa che vi riguarda, è comunque un modo di far capire che siete bravi. Anche se, come dicevo prima, percorrete la strada della specializzazione, il fatto di invitare magari una persona esperta o anche più esperta di voi a parlare di lo stesso ambito non è assolutamente negativo, anzi non farà altro che portarvi fondamentalmente al livello della persona con cui state parlando. Voi siete degli esperti, incontrate qualcuno che magari da più anni fa quello che fate voi e condividete delle competenze su questa cosa. Comunque fornite un servizio utile, comunque fate vedere che avete un approccio professionale di approfondimento nei confronti del vostro mercato. Articoli video, si intende di fare semplicemente dei video che parlano di qualcosa, prendere un argomento e raccontarlo. Quello che potreste fare con un post scritto, farlo invece in video. Non so, spiegare un prodotto, spiegare una tecnologia, raccontare cosa avete fatto durante un evento, raccontare come funziona la visita da voi o qualsiasi altra cosa. Videoblogging, inteso come più presenza quotidiana, più un racconto di vita del negozio a livello quotidiano, ma qui fateci un po' attenzione, dopo ci torniamo, oppure video tutorial. Ecco, video tutorial così si intende, qualcosa che ti spiega come fare a, non so, come pulire gli occhiali, piuttosto che la manutenzione corretta della lente a contatto. Un video in cui faccio vedere come si fa.
questi hanno tantissimo seguito. Io a volte mi rammarico perché mi impazzisco a scrivere cose magari complicatissime, strategie, poi faccio come si fa su LinkedIn a condividere e la gente va a guardare questa cosa molto di più. Perché a volte le persone cercano proprio la soluzione pratica per risolvere un loro problema. Anche in questo caso, se siete autorevoli, la vostra soluzione sarà considerata efficace e le persone inizieranno ad abituarsi a venire da voi per trovare la risposta ai problemi. Il caso Aranzulla, non so se sapete chi è questa persona, è un caso di scuola, no? Lui è una persona che ha fatto un blog dove risolve praticamente qualsiasi problema. Lui ha fatto un abilissimo utilizzo delle statistiche, delle ricerche di Google, per cui tutte le domande più frequenti che vengono fatte su Google, come si configura internet sull'iPhone, come si configura la posta elettronica, e da lì in poi lui dà una spiegazione semplicissima, chiarissima, per fare questa cosa, per cui è diventato primo sui motori di ricerca, insomma ha costruito un'azienda da svariati milioni di euro su questo, per cui il video tutorial la gente per lo più cerca cose che gli risolvano problemi. Ho tirato una riga e ho messo separatamente le categorie delle video in diretta e degli storify, delle storie. Delle storie abbiamo già parlato, sono quelle appunto queste cose istantanee, e ci sono poi questi video in diretta. Da un po' di tempo su Facebook, prima era nato una piattaforma che si chiama Periscope, che però in realtà sta avendo, chiaramente la vede un po' dura perché appena Facebook ha introdotto le dirette si fanno tutte lì, come utilizzare le dirette? Allora, io sono un po' restia a utilizzare questa tecnologia, non tanto perché non mi piaccia, quanto perché penso che sia una tecnologia che non va abusata. La diretta ha fondamentalmente una qualità tecnica minore, per cui lo streaming è di qualità inferiore, è una cosa che va improvvisata, non può essere montata, per cui è una cosa che ha senso veramente dove ha senso il live. Quindi mi spiego, se devo fare vedere un evento in corso, fare la diretta può essere interessante perché rende partecipi le persone che non ci sono di quello che sta accadendo in negozio, per cui do una contemporaneità, creo quella vicinanza. Ma se io devo parlare di un argomento qualunque, la diretta non è lo strumento giusto, perché sarà invece meglio fare un video e poi dopo caricarlo, dopo averlo montato, dopo che sia fatto più correttamente. Quindi la diretta è molto interessante, è una cosa sfiziosa, perché è bello sapere che uno attacca il cellulare e va in streaming, però può essere veramente utile soltanto se è utilizzato laddove la contemporaneità dà un valore. Se manca questo, meglio usare il video normale piuttosto farlo e ricaricarlo 5 minuti dopo, però almeno hai avuto modo di costruire un prodotto migliore. Più di tutto, indipendentemente da quello che volete inventarvi per fare video, la cosa più importante è dare valore. Credo che sia la regola che vale per qualsiasi tipo di iniziativa di marketing o di comunicazione, però ancora di più lo è in questo mondo online, in cui non siamo noi che andiamo a bussare alla porta delle persone, ma sono le persone che ci devono scegliere. Ricordate sempre questo, online dobbiamo essere scelti, sono loro che scelgono se guardarci o no, sono loro che scelgono se noi siamo interessanti o no. E l'unico modo per essere scelti è fare qualcosa che dia valore. E valore può significare tantissime cose diverse, non è necessariamente essere dei dottoroni. Valore può significare dare una presenza emotiva, può significare insegnare delle cose, può significare dare sicurezza, può significare tantissime cose. Però la cosa importante è che il primo obiettivo che vi date nel momento in cui fate questo tipo di progetti di comunicazione è rispondere alla domanda: cosa sto dando alle persone? Se voi partite dall'idea di dare qualcosa alle persone, poi l'efficacia, il ritorno economico, eccetera, avverranno di conseguenza. Se invece partite soltanto con il pensiero,
commerciale, promozionale, economico, e vedi, scorrendo, rischiate di fare qualcosa per cui non sarete scelti. È il valore che ci fa scegliere. E osservatelo in voi stessi. La scuola più importante è capire voi, cioè osservarvi, e voi come scegliete quando dovete scegliere, al di fuori chiaramente dell'ottica, le vostre cose, le cose che seguite. Quindi questo è il mantra che bisogna tenere presente tutti i giorni. Vi citavo prima Montemagno, non so se tutti conoscete questo fanciullo. Lui è un bravissimo, non so neanche come chiamarlo, divulgatore, mettiamola così, che anni fa lavorava in televisione, ha sempre lavorato nell'ambito delle nuove tecnologie dei media, e da un paio d'anni, credo, ha iniziato con questa strategia di un video al giorno. Questa strategia di un video al giorno, che all'inizio non gli aveva funzionato tanto bene, nell'ultimo anno è esplosa. Lui è arrivato ad avere una community che credo su Facebook sia circa di 400.000 persone, e il suo libro che ha lanciato recentemente è andato al primo posto della classifica Amazon 20 giorni prima di uscire, una cosa del genere. Quindi è uno che, insomma, gli strumenti li sa utilizzare. Molto simpatico da seguire. Io vi dico, se vi interessa seguirlo, fate attenzione a questa cosa che lui promuove, che sta diventando particolarmente di moda, cioè l'idea di fare un video al giorno come modalità di essere presenti. Secondo me un video al giorno per noi in questa sala non funziona, perché è uno sforzo incredibile per essere fatto bene, e perché rischia veramente di diventare povero nei contenuti. Io sostituisco un video al giorno con un video ogni volta che avete qualcosa di veramente interessante da dire, che è un po' lungo come hashtag, però rende bene l'idea. Cioè, non vi preoccupate di queste cose, che poi sono anche slogan che sono facili da raccontare, che suonano bene, eccetera. Il valore è la cosa importante, per cui non uno al giorno, uno alla settimana, uno al mese, non è importante, ma fate in modo che quello che date alle persone sia valore. Se io devo tutti i giorni sorbirmi un video mal fatto, balbettato, con errori, non montato, non curato, che non mi dà niente, posso anche farne 10 video al giorno, ma non vi seguirò. Per cui non vi affannate su queste cose di cui probabilmente sentirete molto parlare o leggerete molto se andate in giro a vedere questa cosa. E proprio su questa scorta vi lascio in conclusione con una frase che in realtà utilizzavo nei corsi di public speaking, ma credo che meriti anche in questo caso: parla solo di ciò di cui ti sei guadagnato il diritto di parlare. Per cui parlate di cose su cui vi siete veramente distinti e in cui avete veramente qualcosa di interessante da dire. Tutti ne abbiamo, siete professionisti, quindi avrete anche voi le vostre aree di specializzazione, ma se parlate di qualcosa fate in modo che si veda che l'avete vissuto sul campo, che sapete di cosa state dicendo e che potete dare qualcosa di veramente, veramente importante. E l'ultima frase, invece questa è mia, e ho modificato, si diceva negli anni 80 che la pubblicità è l'anima del commercio, invece io credo che oggi sia la relazione l'anima del commercio. Tutto quello che facciamo dovrebbe essere orientato a creare delle relazioni positive, valide, solide, sincere con il nostro mercato, perché l'unico ingrediente segreto che non può assolutamente essere sostituito siete voi, e la relazione valorizza questo.